Ciao ragazzi, bentornati Stefano Parenti, personal trainer a Londra. Oggi andiamo a parlare, come mi è stato richiesto, del SARMS che ha maggior numero di benefici rispetto agli effetti comunque collaterali. E questo lo andiamo subito comunque a identificare come RAT 140 o RAT 140, o comunemente chiamato come il testolone. Mi sono appuntato comunque delle cose, le andremo a discutere mano a mano. Questo è un SARMS, like, veramente efficace, potente, che non ha tantissimi effetti collaterali, o quantomeno, diciamo, nel dosaggio, diciamo, consigliato, nel dosaggio consigliato, appunto, sono molto molto bassi, e alcune volte, specialmente per molti dei soggetti in questione, non hanno nessuna esperienza di nessun effetto collaterale. Infatti, molti si chiedono anche perché è considerato comunque illegale. È considerato comunque illegale in molti paesi, e quindi per il pubblico che mi sto riferendo in questo momento, l'Italia sicuramente sarà illegale, perché comunque non può essere definito sicuro al 100% per tutta la popolazione mondiale. Ci sarà sempre qualcuno che potrà esperienziare comunque degli effetti collaterali, e quindi è sempre importantissimo farsi seguire e monitorare da un dottore, perché magari al 99% delle persone che lo andranno a utilizzare non farà nessunissimo tipo di effetto collaterale, ma magari a quell'1%, e voi fate parte di quell'1%, può capitare che comunque potete esperienziare effetti collaterali, non lo sapete e andate a veramente a creare dei grandi problemi al vostro organismo. Quindi andiamo ad analizzare RAT 140 step by step. Allora, innanzitutto è anabolico, e per anabolico intendo costruisce muscoli, certamente costruisce muscoli, perché comunque è considerato anche più forte del testosterone. Si può dire anche il 40% più forte del testosterone, ma ovviamente a parità di dosaggio, come dicevo in precedenti video. Quindi i SARMS sono comunque sottodosati rispetto comunque alla quantità del testosterone che viene normalmente assunta da molte persone. Quindi a 20 mg è più forte, 20 mg e 20 mg è più forte del testosterone all'incirca del 40%. E effetti androgenici, quindi per quanto riguarda la virilizzazione, quindi tutto ciò che comporta comunque nel trasformare, diciamo, una donna in un uomo. Per quanto riguarda il testosterone, gli effetti androgenici sono molto elevati, quindi se per esempio comunque una donna va a consumare un elevato numero di testosterone, ovviamente se il suo scopo era quello di diventare un uomo, ci riuscirà tranquillamente anche senza comunque operazione. Per RAT 140 invece abbiamo degli effetti androgenici molto molto bassi rispetto al testosterone, e praticamente, se noi abbiamo, per farvi un esempio, prendiamo comunque due sorelle gemelle, una usa testosterone e una usa RAT 140, RAT 140, il testolone. La prima che usa il testosterone andrà a diventare un uomo, la seconda no. E entrambe hanno costruito un valore, diciamo, tonnellate di grande qualità muscolare. Ma perché comunque il testosterone ha degli effetti androgenici molto elevati, invece la RAT 140 non ne ha. Poi andiamo a effetti estrogenici, quindi andiamo a vedere poi se questo compound può comunque creare ginecomastia, ritenzione idrica. Sono molto, anche in questo caso, sono molto bassi. Molto bassi nella mia esperienza, 90, nella mia esperienza personale, e come nel 99% dei casi, non avviene ginecomastia né ritenzione idrica. Quindi diciamo che anche in questo caso è un prodotto abbastanza sicuro, anche in ciò. Poi, il feeling, come ti senti? Io sinceramente non l'ho mai provato, non sto dicendo che non lo andrò a provare, molto probabilmente lo proverò, ovviamente sempre a dosi abbastanza ridicole, e dopo parleremo anche del dosaggio, ma praticamente le persone che comunque ho ascoltato, che l'hanno provato,
Mi dicono che comunque il feeling, cioè come ti senti, è un benessere comunque generale, ti senti comunque sempre molto contento, molto dinamico, molto attivo, anche in palestra aumenta comunque la capacità di allenarti, la capacità di concentrazione. Quindi effetti solamente positivi per dare comunque un margine di paragone. Le persone che, per esempio, che hanno usato Trenbolone e che utilizzano tuttora Trenbolone mi dicono che è veramente pesante, si sentono comunque sempre molto a pezzi, non contano i giorni affinché sia over e sia finita la terapia. Mentre per quanto riguarda gli users di Rad 140 mi dicono tutti quanti: ah no, mi sento veramente bene, felice, mi sveglio la mattina comunque nel mio benessere più totale generale, quindi la qualità è, diciamo, quello che ci fa sentire è un benessere generale abbastanza consistente e persistente per tutta la durata del ciclo. Poi andiamo a vedere il pump in palestra, sempre comunque da ciò che ho sentito dire ed anche comunque dalla mia esperienza personale con i miei atleti, è considerevole perché comunque solo dopo pochissime ripetizioni già comunque ti senti pieno, vascolarizzazione, aumenta tutto, aumenta, cioè il look è eccezionale. Poi la forza. Certo, ci sarà un incremento comunque di forza e anche abbastanza considerevole. Basti pensare che comunque ho visto con i miei occhi, quindi per esperienza personale, anche persone che possono alzare anche il 10-20% del loro, diciamo, attuale massimale. Quindi il livello di forza aumenta in maniera considerevole. Il colesterolo No, tecnicamente non incrementa il livello del colesterolo cattivo, ma questo vale sempre per il 99% della popolazione, magari per quell'1% potrebbe incrementare sensibilmente, quindi sempre è importante farsi seguire da un medico. Poi, soppressivo, questo è un argomento abbastanza delicato perché diciamo anche in questo caso non c'è soppressione. Tecnicamente nel dosaggio dai 10 ai 20 mg non rappresenta, diciamo, non è mai stato riscontrato nella mia esperienza personale con i miei atleti un livello di soppressione, ma questo non lo potremmo mai sapere se non attraverso comunque l'analisi del sangue, dove andiamo a vedere dove il nostro livello naturale del testosterone sia realmente abbassato o meno. Quindi con questo mi riallaccio anche a tutti coloro che fanno comunque il post-cycle therapy, diciamo un'attività, un post-ciclo, senza sapere se necessitano di farla o meno. È importante, ma come fate a fare un post-cycle therapy se non sapete se necessitate di farlo o meno? Perché mettere droghe su droghe? Dovete essere sicuri se necessitate di un post-psychotherapy, non si fanno le cose tanto per. Ok? Poi, quindi ci riallacciamo comunque e con questo concludiamo, al dosaggio che è dai 10 ai 20 mg. Ovviamente 10 mg, questo è comunque, i risultati relativi a Rad 140, comunque molti dipendono soprattutto dal dosaggio che noi prendiamo. Se prendiamo 10, ovviamente 20 è meglio di 10, ma non ne prenderei più di 30 mg al giorno, perché allora a questo punto conviene fare altro tipo di terapie. Quindi poi dopo si andrebbe comunque a veramente esperienziare effetti collaterali, ma per ottenere degli ottimi risultati dai 10 ai 20 mg comunque va più che bene, specialmente se si passa comunque da natural ad utilizzare i SARMs. Con questo ovviamente sconsiglio l'utilizzo dei SARMs in maniera più assoluta, perché innanzitutto bisogna comunque raggiungere il proprio livello, il limite genetico del nostro corpo. Molte persone non Questo voglio dire anche un'altra cosa: molte persone non si allenano a sufficienza,
non mangiano a sufficienza, non hanno una strategia ed è per questo che cercano delle scorciatoie per arrivare al subito là. Lo sviluppo dei muscoli, anche comunque con l'utilizzo di SARM steroidi, dipende comunque dalla nutrizione, allenamento, della consistenza e dagli anni. Gli anni formano il corpo, non esiste nessuna scorciatoia. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima.